E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo all'ottavo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito. Oh ragazzi, sono ritornato qua perché mi sono ricordato che qua c'era la mossa taglio per fare la Quizzoteca. Quindi, parliamo con questo tizio. Qui dovrebbe darmi taglio, ragazzi. Ok, eccolo qua, perfetto, perfetto. Purtroppo mi sono ricordato troppo tardi, ragazzi. Però ora andiamo a fare la Quizzoteca tranquillamente. Va benissimo, andiamo. Ok. Devo usare taglio, ragazzi. Ora usiamo così, prendiamo questa Pokéball. Ok, perfetto. Usiamo taglio. Vai. L'ho usata da Parasetto, l'ho fatta entrare a posto di Graffio, ragazzi. Ok, precisione X. Ritorniamo subito a Ciclamico. Aspetta, ragazzi, mi sono ricordato una cosa. Che a Bosco Petalo c'erano sti due tagli, ok? Vediamo un po' cosa si può trovare. Non mi ricordo, sinceramente, ok? Andiamo un po'. Qui ci sono tre alberi troppo strano. Qua c'è una cosa. Che dice? Oh, Miracle Seal mi ha dato, ragazzi. Ok. Va bene. Qua c'è una Pokéball, aspetta, la prendiamo subito. Mega Ball. Io non lo sapevo questo posto, ragazzi, vi giuro. Non ci ero mai andato. Ok. Il continuo di Bosco Petalo, ragazzi. Ok. Lyron. Qui sotto, ragazzi, si può trovare il mini fungo. Ma io non sapevo queste cose, ragazzi, comunque. Lunatone. Allora, vediamo un po' che si può trovare qui, ragazzi. Vediamo un po'. Goldin, va bene. Ragazzi. Hai Flocion al 5? Proviamo soltanto una Pokéball. Dov'è? Proviamo un attimo, ragazzi, aiuto. Cioè, si poteva trovare Hai Flocion al 5 al Bosco Petalo? Ma stiamo scherzando, ragazzi? È difficile. Proviamo un attimo. Uno, due. Ah, vabbè, scialla. Cioè, quindi qui c'era un'altra uscita. Qua c'è una cosa per forza. Ok, pozione. Ma io Bosco Petalo non l'ho mai vista così, ragazzi, vi giuro. È la prima volta che lo vedo così. Ah, ok, quindi ritorniamo qua. Non lo sapevo, ragazzi, vi giuro. Non sapevo questa cosa. Va bene, ritorniamo, ragazzi. Ok, ragazzi, eccoci qua a Quizzoteca. Va benissimo. Ora andiamo. Andiamo. Ora possiamo usare taglio. Ma ditemi voi se voi. Cioè, ditemi se. Catturavate Typhlosion, ragazzi. In squadra, ovviamente. Se lo mettevate. Era qua, poi due sopra, ragazzi, se ricordo. Vero? Ok, forse era qua, ragazzi, vediamo un attimo. La Quizzoteca. Intanto vediamo se ci stanno poche. Là c'è un libro, comunque, quindi andiamo a vedere un attimo quel libro, ragazzi. Vediamo un attimo il libro. Ok, lottiamo con questa. Ma chi è questo mago del quiz? Proprio XRG01, incredibile. Schermori. Livello 14. Attenzione. Vai, Charmander. Tra poco ti evolvi, Charmander, vero? Vero, Charmander? Ok, Charmander, ragazzi, è morto male. Quindi. Abbiamo messo Zapdos. Ok, Zapdos al 15. Prossima Dragonair. Lasciamo Zapdos nel chill. Vai. Buono shock ancora. Bello Dragonair, ragazzi. Se lo trovo selvatico lo prenderò, ve lo dico. Ok. Dragonair molto easy da battere.
lo trovo selvatico, penso addio pigiotte. Tornado, va bene. Tentenna, va benissimo. Usa beccata per favore, dai, manca un co così di vita. Ok. Perfetto. Grande Zapdos, quanto sei bello. Quanto sei bello. Prossimo, non ho letto, ragazzi. Ah, Wismur, ok. Vabbè. Facciamo Tuono Shock sempre. Una baraonda, attenzione. Vai, Tuono Shock, fratellino. Ok. Ok, Wismur è andato. Doppio Tuono Shock è andato, è andato, è andato. Ora ritorniamo con Charmander in vita. Allora, eccoci qua. Trovo una pergamena, ragazzi. Ok, perfetto. Per chi memorizza il codice scritto sulla pergamena. Quindi andiamo a prendere quella Pokéball al volo, ragazzi. Vai, Parasecto. Vai ancora, Parasecto. Mi sta piacendo questa serie, ragazzi. Comunque a me tantissimo, vi giuro. Ovviamente farò anche Pokémon Smeraldo avanti, avanti normale, cioè senza random, senza niente. Magari anche a trovare Pokémon Shiny, magari, magari. Proprio starter Shiny, iniziando con lo starter Shiny. Andando avanti con l'avventura, con gli Shiny, tutte queste robe qua, ragazzi, È una cosa secondo me carina, bella da fare. Ci vuole tanto tempo per editare, registrare tutto queste robe qua, ovviamente per trovarli. Tanto credili. Ricordiamo che lui era tipo. L'ho incontrato 3 volte, ragazzi. 3 volte l'abbiamo incontrato. E ancora non mi ricordo il tipo. Oddio. Ma Charmander di che tipo è, ragazzi? Aspetta. Non l'abbiamo visto. Di tipo erba Charmander. Oh my god. Ok. Vai, credili, credili. Io mi ricordo che lo uccido sempre con Fluffy, ragazzi, credili comunque. Vai. Tanto Charmander stava per morire un'altra volta. L'Iron, mettiamo sempre Charmander, ragazzi, così magari si evolve tra poco. Ok, sì, penso di sì. Penso di sì, ragazzi. Comunque, Charmander tipo erba, ragazzi, mai visto in vita mia, però ok. Ok, Fango Sberla, non fa niente. Noi siamo di tipo terra con Fluffy. Beh, con Tuonosh. Botti in testa. Merda. Ma è paralizzato, grande statico. Vai, Tuonosh. No, Tintin. Ok. No, fallisce, ragazzi. Incredible. Ok, Fluffy usa Tuonosh. Ok, addio l'Iron, ragazzi. Charmander livello 16, attenzione. Attenzione. Attenzione, ragazzi, potrebbe esserci l'evoluzione di Charmander. Ed eccolo qui, ragazzi. Ed eccolo qui, ragazzi. Ed eccolo qui. La prima evoluzione del gioco. Charmander si evolve in Charmeleon. Incredibile. Quindi avremo Charizard, ragazzi. Attenzione, attenzione, attenzione. Ed ecco qui, messo lì sopra, ragazzi. Andiamo, continuiamo il Quizzoteca. Ok, andiamo avanti. Ok, il mago del quiz è un mito, la porta si apre. Ed eccoci qua. Ma come, ce l'hai fatta raggiungermi? Mi sei intelligente, mi ci ha voluto l'intera notte per piantare tutti quegli alberi. Se quasi al mio livello scopri più luoghi. Ok, caramella rara, ragazzi, caramella rara. Grazie. Torna per la prossima sfida. Quindi, ragazzi, ogni giorno c'è una sfida diversa qui. No, non mi ricordavo. Fatto Quizzoteca fatta. E andiamo, andiamo, usciamo. Ma siamo ritornati all'inizio, ragazzi, ma com'è possibile? Oddio! Oh, perfetto, allora siamo ritornati qua, ragazzi. Infatti, la Quizzoteca. Qui era quelli che davano la bici, vero, raga? Volevo questo? Bene, che abbiamo qui un cliente molto energico, mi chiamo Clelio. Ok.
Le tue scarpe da corso sono molto sporche, ridono molto lontano, sì. Mi stai dicendo che arrivi da Alba Nuova, ci perché ne hai fatte di strada, una volta dai miei amici potresti andare dove vuoi. Quella brezza che ti accarezza il vizio. Oh. Ok. Ok. Scegli pure. Corsa, dai, corsa, corsa. Ho ottenuto la bici corsa. Perfetto. Quindi abbiamo ottenuto la bici, ragazzi. Quindi zaino. Bici corsa. Assegna. Ok. Perfetto. Ok, andiamo allora. Potremmo fare anche, ragazzi, potremmo fare questa pista ciclabile. Sì. Vai, andiamo, andiamo. Ora ci fanno passare, perfetto. Facciamo la pista, ragazzi, facciamo la pista ciclabile. Prima qua c'era un trucchetto. Che era qua? Ah no, una natrice. Oddio, pensavo ci fosse una Pokéball, ragazzi, si ricordavo. Invece mi ricordavo male. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allenatrice. Tangus. Livello 16, va bene, va bene, va bene. Ho allenato un po' Charmeleon, ragazzi. Vabbè, non ho portato altro, però. Ho fatto un po' di livelli. Ok. Ok, ho messo Zapdos. Però sta trovando difficoltà contro Zangus. Ok, l'ho ucciso, perfetto, perfetto. Bravo, Zapdos. Ok, Zapdos livello 16, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Ok, andiamo allora. A questa pista, sinceramente, non mi ricordo, ragazzi. Ok. Ok, questo combatte. Sì, lo so, sto facendo la pista al contrario, purtroppo. Però, vabbè, non fa niente, ragazzi. Basta che facciamo la pista ciclabile. Regirock. Regirock con tuono shock, ragazzi. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Vai. Vediamo se me lo ricordo bene. E infatti, purtroppo io tolgo poco. Paralizzato. Ok, dovevi farcela. Ti prego, Zapdos, non tradirmi. Bravissimo. Tranquillo, Zapdos, ora ti curiamo. Tanto Charmeleon a livello 18. Ti sto usando solo due, ragazzi, per livellarli, eh. Ok, no, volevo guardarci. No, niente. Così, ok. Aiuto, l'ho proprio bloccato all'angolino. Ma proprio bloccato all'angolino. Ok. Torchic. Mamma mia, bel Pokémon Torchic anche. Voi chi preferite tra i tre starter Smeraldo? Tra Trico, Mudkip e Torchic, ragazzi. Vai, bracere. Graffio, scusate. Ok. Scusa, ma è vero. Con l'evoluzione mo cambia, ragazzi. Mo sono fuoco veleno. Fuoco veleno. Madonna. Terremoto mi fa per 4, ragazzi. Prima era erba, c'era Charmander. Mo è fuoco veleno. Beh, non è male, non è male, non è male, ragazzi. Fuoco veleno non è male, eh. Ok, vai. Torchic è andato. Ampharos, bello Ampharos. Che tra poco ci diventerà Fluffy, eh. Che tra poco Fluffy ci diventerà, ragazzi, eh. No, non devo usare ciò statico. Ok. Buono shock di Ampharos contro Charmeleon. Ok, e bracere. E addio Ampharos. Charmeleon a livello 19, ragazzi. Buono, 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 buono. Ed eccoci qua. Non aver paura della tua bici, è forte, fratello! Fratello Martello! Ok, un Pokémon. Magargo. Va benissimo. Sassata, merda. Ora il fuoco a Charmeleon è rimasto, ragazzi. Ha senso, dai. Cambiamo il Pokémon, mettiamo Zapdos. No, ragazzi, mi ha avvelenato. Mi ha avvelenato. Anche lui è super efficace perché è volante Zapdos. Attenzione! Incredible!
Buono, buono, buono. Però è bello così quei tipi diversi, perché. Però le mosse sono normali, quindi. I Pokémon Fuoco puoi anche. Fuoco, cioè. Le mosse fuoco, capito? Questo non parla. Ah, ok. Cleo, Cleo, Cleo. Oh, basta, zio Pera. Abbiamo capito chi è Clelio, ok. Perfetto, allora poi andiamo qua sotto. Ok, c'è un altro. La pista ciclabile, ragazzi. È lunga, non mi ricordavo così, eh. Ok, Gulpin dovrebbe andare KO questo Gulpin. Ok, è andato. Ho messo Fluffy, ragazzi, perché così faccio salire un po' anche Fluffy. Druzz, ci mettiamo Jolteon. Comunque è proprio tipo elettri, eh. Cioè, troppi tuono shock, oh, ragazzi. Ok, vai evasione Jolteon. Perfetto. Poi Gyarados, bello Gyarados, porca zozza, ragazzi. Livello 6? Ah, sarebbe Magikarp, ok, sarebbe un Magikarp questo, ragazzi. Non è effetto, ma che cazzo sto. Quindi è tipo terra. Ok, bello Gyarados, ragazzi, bellissimo. Ok, vai, azione. E ciao Gyarados. Ok, Jolteon livello 21. Stanno salendo tutti piano piano, ragazzi, eh. Ok, ecco un altro ragazzuoli. E fai attenzione con la bici, se no vieni addosso alla gente e ti spacco il culetto, Wailord. Oddio, non ci credo. L'ho ucciso con 4 di vita, raga. Grande Charmeleon. Ira. Ira la faccio imparare, ragazzi, Ira. Togliamo Ruggito. Ora cambiamo il Pokémon, però. Fluffy contro Ponyta. Tuono Shock. Penso che vada da KO così, ragazzi. Ok. Ok, Magmar. Smog. No, ragazzi. Tutti avvelenati sono, madonna. Ah no, Smog non avvelena? Ah, ok. Pensavo di sì. Ok. Oh, ragazzi, Magmar mi ha ucciso Fluffy comunque. C'ha corpo di fuoco, quindi mi ha bruciato tutti, diciamo. Quindi meno male che Pidgeot ha ucciso Magmar. Bravo Pidgeot, bravissimo, bravissimo Pidgeot, quanto sei bello, mamma mia. Non so perché su Smeraldo è più bello Pidgeot, eh. Ok, andiamo a curare. Abbiamo finito? Vabbè, qua mi dice tutto il tempo. Ma che ridere, raga. Andiamo a curare i Pokémon. Ok, ragazzi, abbiamo fatto Quizzoteca, pista ciclabile. Quindi continueremo nel prossimo episodio a fare la città Ciclamipoli. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Lasciate like, commentate, condividete il video e ci vediamo alla prossima e ciao belli!